Allora, posso cominciare, Ugo, secondo te? Sì. Grazie, c'è anche un leggio. Ah, grazie, grazie. Allora, ragazzi, io mi intitolo Giobbe Covatta e sono uno scienziato. Beh, non proprio del tutto scienziato, ma insomma sono diplomato CEPU come scienziato e quindi mi trovo a mio agio in mezzo a tutti questi scienziati. In realtà sappiate che faccio di mestiere il comico. Voi direte, che c'entra un comico in queste circostanze? Me lo sono chiesto anch'io, da molti anni me lo chiedo. Perché ogni volta che ho visto un comico intervenire nel dibattito pubblico è sempre successo un casino. E per cui, insomma, di solito tendo a ritrarmi in queste circostanze, ma ormai sono qua e quindi ci sono. Lo spettacolo Sei Gradi è uno spettacolo che io... Ah, non parlavi con me, parlavi con la regia. Ah, ci capì. È uno spettacolo che io faccio abitualmente in giro per l'Italia. È ovvio che è uno spettacolo che non è dedicato agli scienziati come voi. È il ruolo del comico. Il ruolo del comico è quello di fare domande. Il ruolo degli scienziati è quello di dare le risposte. Anche il ruolo della politica è quello di dare le risposte. Ma io mi limito a fare delle domande. E la domanda che mi faccio in questo spettacolo è: tra 100 anni, 1121, come sarà l'umanità? Come sarà il pianeta? È ovvio che ci sono un'infinità di possibilità in base a quello che faremo da oggi fino al 1121. In questo spettacolo io immagino che noi non facciamo quasi niente praticamente. Cioè che ci facciamo portare, lo spettacolo comincia col 2022, in cui si dice che le cose avevano ripreso più o meno normalmente, si era ricominciato a parlare della legge elettorale, tutto era ripreso normale, la legge elettorale alla fine l'avevano pure fatta, si chiamava Kazum, era diventato Presidente del Consiglio Belen Rodriguez, con lo slogan i governi precedenti vanno messi in mutande, la mutanda non l'hai mai portata, che me l'ha fatta a me. Dopo un po' erano morti, cominciavano a morire i vari personaggi del pubblici, moriva Berlusconi, è morto Berlusconi. Se ne sono accorti dopo 6 mesi dalla morte di Berlusconi, perché era già intagliata nel mogano, per cui non si capiva se era vivo o se era morta. Però gli avevano organizzato un funerale come gli imperatori cinesi, gli hanno fatto un carro di terracotta, 6 cavalli di terracotta, 400 avvocati di terracotta, 700 commercialisti di terracotta e 7.000 vucciac tutti in terracotta. Era morto Renzi così come era vissuto, parlando a cazzo, senza peli sulla lingua, e se ce l'aveva erano della Boschi. Era morto Sallusti per un incidente, in realtà era morto perché era uscito in terrazzo, era ancora giorno, un raggio di sole l'aveva colpito e l'aveva polverizzato. Era morto Brunetta, però era stato seppellito con tutti gli onori di Stato dentro una scatola di cerini. Gli OGM avevano fatto passi da gigante già in quegli anni là, avevano preso una pianta di carote e una pianta di cotone, l'avevano mischiata tra di loro, era venuta fuori una pianta di Tampax. Col DNA di Brunetta, tu pensa, l'avevano messo dentro un pino marittimo, era uscito l'Arbre Magique. Mentre col DNA di Lapo Elkan l'avevano messo dentro una mucca, la mucca dava direttamente latte in polvere, cose straordinarie.
Dopo l'utero in affitto era arrivata la prostata in affitto, che era una cosa comodissima, perché uno affittava la prostata e la notte da uno e la notte quello si alzava al posto tuo e andava a fare la pipì. C'era stato molto investimento sul risanamento del dissesto, Pompei, che non era stata condonata, era stata abbattuta definitivamente. Che altro era successo? Continuavano le immigrazioni a 5.000 euro attraversata, che Draghi disse per quella cifra li portavo io. Il recovery fund era andato un po' così come spesso vanno le cose in Europa, per cui erano finiti i soldi. E la Cina si era comprata la Grecia, se l'era comprata e ci aveva fatto un parcheggio. In Italia la pressione fiscale era arrivata al 700% e le pensioni venivano pagate con i beni dello Stato. Un professore di latino gli capitò il terzo battaglione degli alpini, pensi. Non sapeva che farci, l'aveva messo in frigorifero, ma si erano mangiato tutta frittata maccaruna. Il prepensionamento era stato sostituito con la premortalità, all'Inps c'era un killer che per 300 euro sparava di soldi direttamente e per la prima volta quell'anno si cominciarono a vedere pensionati a piedi scippare teppisti in motocicletta. Ma la cosa straordinaria è che ci fu un altro virus che intervenne ed era un virus sempre uno spillover da un animale, questa volta da una capra. Per cui l'ignoranza era diventata ormai un luogo comune. Tutti quanti venivamo già da un bel plateau, intendiamoci, però l'ignoranza la faceva da padrone, nessuno sapeva niente, neanche di storia, se tu gli devi in giro, ma che cos'è la Magna Grecia? Ti rispondevano, un ristorante etnico, evidentemente. Oppure se tu chiedevi chi ha inventato la ghigliottina, ti rispondevano Carlo Conti ha inventato la ghigliottina. Ma anche per quanto, per esempio, riguarda l'inglese, nessuno sapeva niente di inglese. L'inglese si imparava soltanto per cantare le canzoncine. September, che gente rispondeva Oktoberfest, di solito, ma più di quello non si andava. E la geografia era un problema sostanziale. Perché la geografia è quell'argomento che serve a conoscere il pianeta. E anche in geografia nessuno sapeva niente. Tutto quello che si sapeva, lo si sapeva perché in quegli anni là andavano di moda i voli, quelli che facevano il giro del mondo in 80 minuti, quelle cose così. Che l'hostess che faceva da Cicerone, stiamo sorvolando la Francia, la vostra destra potete vedere Parigi, tutto quanto, vieni a bere a Parigi, sta dentro, che la Torre Fiera, Torre Fiera, ma come Torre Fiera? È fatta Fiera, si chiama Torre Fiera, ma chi l'ha fatta? È Tiziana Fiera, evidentemente, chi può averla fatta? Adesso stiamo sorvolando la Svezia, qual è la capitale della Svezia? Ikea, più di questo non si sapeva. Sotto di voi la Cina, la grande muraglia, guarda là, ma è originale, no, l'hanno fatto i cinesi a pezzuttate, è logico, no? E adesso sotto di voi il Brasile, cazzarola, a caso fanno le vacanze sessuali, tu l'hai fatto, sì, come andate? Bene, benissimo, mi brucia ancora un po' il culo, ma per il resto è stata una cosa straordinaria. Questo si sapeva di geografia. Basta, del nostro pianeta nessuno sa, per non parlare del clima, perché se questo si sapeva di geografia, se tu chiedevi a qualcuno cose relative al clima, che ne sa, cioè, la tettonica a placche, ti rispondevano, sarà selvaggia Lucarelli con le tonsille ingrossate, la tettonica a placche, vai a sapere queste cose. E l'ignoranza era sempre nel 2021, era ormai arrivata ai massimi storici. E la temperatura nel 2022 era già aumentata di un grado rispetto a quella che era la temperatura preindustriale, che era di 14,9. La temperatura nel 2022 era di 16 gradi circa, la temperatura media del pianeta. E tutto questo nel giro di pochissimo tempo, nel senso che Ciao.
Nel senso che dopo la Seconda Guerra Mondiale furono fondate le Nazioni Unite. All'interno delle Nazioni Unite fu fondato il Comitato per il Controllo dei Cambiamenti Climatici. Negli anni 70, per la prima volta, il Comitato per il Controllo dei Cambiamenti Climatici notò una situazione bizzarra. Negli anni 90 il clima cominciava a cambiare, per cui il Comitato andò alle Nazioni Unite, c'era là tutto il mondo presente, e disse: bisogna fare un protocollo. Tutto il mondo disse: vabbè, si può fare. Dove dobbiamo firmare? Dice, no, gli americani disse: no, non è là, ma fa qua. Dobbiamo andare a Kyoto. Tutto il mondo disse: chiama fa fine Kyoto, stiamo qua, ci troviamo, firmammo. Gli americani disse: no, io già a Kyoto, tengo una cugina a Kyoto, piglia parte e vanno a Kyoto. L'aeroplano arriva a Tokyo, non arriva a Kyoto, per cui tutto quanto chiedevano ai giapponesi, dice, scusate, ma Kyoto, Arustà, e un giapponese dice, boh, Kyoto scaccia Kyoto, ma più di quello, dice, noi non lo sappiamo. Trovano Kyoto, vanno in albergo, si chiamava l'Hotel Tsunami, si fanno una doccia, scendono tutto quanto con la penna a mano, tutto il mondo firma, quando arrivano gli americani dicono, no, questo protocollo è troppo oneroso, era il 5% di abbattimento delle emissioni, il 5% era una stronzata, ma era un inizio e gli americani non firmarono. Tutto il mondo allora con una formula diplomatica guardarono gli americani e dissero, ma l'anima chi è stramorta, ci ha fatto venire fino a Kyoto, che ci ha fatto venire a fa fino a qua, e stava così bella a casa mia e non se n'è fatto nulla. Dopodiché ci sono state la COP 38, la COP 71, la COP 95, la COP 12, ma in quegli anni là, ancora in quegli anni là, cioè nel 2022, su 194 nazioni che componevano allora questo pianeta, non ce n'era neanche una che aveva preso ancora una decisione definitiva per quanto riguarda il clima. E ovviamente senza decisione le temperature continuavano ad aumentare. E nel... Dove siamo? E nel 2000, eccoli qua, nel 2030 la temperatura aumentò di un altro grado, erano 2 gradi in più rispetto ai 14,9. Erano 17 gradi la temperatura media del pianeta. E nella finzione io racconto che queste differenze di temperatura, 2 gradi, cominciò a provocare una serie di disfunzioni consistenti, notevoli, per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda il lavoro, che erano le cose più pratiche. La sanità andrò in crisi perché virus, batteri, parassiti cominciarono a salire sia di quota che di latitudine, andavano sempre più verso nord e sempre più verso l'alto, per cui la sanità andò in crisi. E là, il racconto di mio nonno che viveva in quegli anni là, Giobbe Covatta, buonanima, di cui si narra essere stato uno degli uomini più belli del suo tempo, ma questa è una finzione, ovviamente, no? Questa non ci siete cascati, voglio supporre. E Giobbe Covatta, buonanima, aveva un vicino di casa, Carmine, ragioniere di 93 anni, che una volta l'ha chiamata al telefono e ha detto: mi fa male la panza, portatemi all'ospedale. Mia nonna ha detto: ma tu sei sicuro che vuoi andare all'ospedale? Guarda che è pericoloso andare all'ospedale, può venire una malattia se vai all'ospedale. Dice, no, dice, Carmo, voglio fare questa esperienza, fosse l'ultima cosa che faccio nella vita. E mio nonno dice, secondo me è l'ultima cosa che fai nella vita. Comunque ha chiamato l'ambulanza, che arriva dopo 40 minuti con 7 persone a bordo, 7, mancano medico, tutto malato, non ha neanche un medico, perché l'autista ha pensato, vado nel quartiere, acchiappo tutti i malati che ci stanno, teneva manca sirena, teneva l'altoparlante, donne, è arrivata l'ambulanza, la gente scendeva e caricava. I malati hanno caricato pure a Carmine, sono partiti verso l'ospedale con l'autista che cantava uno su mille, ce la fa.
Dice, ma con tante canzoni che ci stanno, proprio che stai a cantare? No, lo faccio per tenerli allegri, anzi, mo gli racconto una barzelletta, quando arriviamo vi fanno le sabbiature, così va abituato a stare sottoterra. Dice, ma che si scema? Va bene, mettiamoci una pietra sopra. Sono arrivati all'ospedale, hanno scaricato Carmine, presto, lo stiamo perdendo, l'abbiamo perso, perché si era aperta la porta all'ambulanza e Carmine era scivolato, è arrivato col 38 barrato dopo un quarto d'ora, e lì all'ospedale hanno detto, presto, in sala operatoria dobbiamo fare un cesareo d'urgenza. Dici, come un cesareo? Un ragioniero, 94 anni, è anziano, quindi è un parto difficile. Ma che cazzo state dicendo? Con Carmine che dice, ma io non voglio diventare mamma, Carmine, non ti ci metto pure tu, piacere, eh? Dice, non deve partorire, no, non deve partorire, dice, quindi andate al pronto soccorso, un girone dantesco. Ma finalmente è toccato a Carmine e a mio nonno e Carmine sono entrati, in primaria ha riconosciuto mio nonno, ha detto che piacere averla qua, dice, per il suo amico abbiamo una cura rivoluzionaria, cremiamolo. Dice, come cremiamolo? È viva, che impressione, maronna, pareva morta. Dice, no, è viva. Dice, mo facciamo l'autopsia e vediamo che cosa ha. È viva, si è ingazzato primario. Allora siete venuti a farci perdere tempo qua, torni quando è morta. Hai capito? Mo è viva, come fa? Andate a fare le analisi. Gli ha prescritto le analisi, la prima era la coloscopia. E infatti Carmine è andato nella sala della coloscopia di massa, proprio dove c'era un sacco di gente, tutto quanto con un tubo infilato nel culo. Gli hanno infilato un tubo nel culo pure a cane, stanno tutti in questa posizione, questo tubo in culo. Non è cominciato lo sciopero dei medici durante la coloscopia di massa. Un'impressione, sembrava la partenza del modo mondiale, stavano tutti in questa maniera. Meno male che era uno sciopero a singhiozzo, perché durante un singhiozzo gli hanno sfilato il tubo da culo e si è sentita, finalmente. In questa è arrivata una suora con un mitragliatore, bra-ba-ba-ba-ba-ba-ba, mia nonna ha detto, suora, ma è impazzita? E dice, non si preoccupi, sono sul posto e approfitta la posizione, chiappa tutto quanto. Allora mio nonno ha detto, Carmine, facciamo una cosa, andiamo a fare l'attacco, perché gli ha prescritto pure l'attacco, l'ha messo sulla sedia al rotelle, cammina, passa davanti al vetro dei neonati, Carmine guarda dentro, dice, ma io quando è che divento mamma? Carmine, ma allora si scemi, cammina, arrivano davanti a ginecologia, dove c'era un burdello e gente, ma proprio un burdello, una folla. Mio nonno ha detto, che sta succedendo? Dice, stanno facendo l'inseminazione assistita. Dice, cazzarola, che modernità. Dice, che sta succedendo? C'è il medico che si sta chiamando l'infermiera. Dice, assistito da chi? È da noi che stiamo qua fuori che assistiamo, no? Dice, si può dare un'occhiata? C'è da pagare il ticket però prima, non si può fare. Comunque sono arrivati all'attacco, ma è nato un problema, perché il tacchista che aveva combinato aveva messo il paziente nell'attacco, si era fatto ore pranzo, era andato a mangiare, quando è tornato Killer era tutto bruciato. Allora stava là con un coltellino che levava il nero da fuori e dice, no, questo sotto è ancora buono. Ma mio nonno ha detto a Carmine, facciamo una cosa, pigliamo la cartella clinica, firmiamo e usciamo. Hanno perso un sacco di tempo perché c'era un vecchiarello che non poteva uscire perché gli hanno messo il pacemaker, solo che hanno finito le pile e gli hanno messo l'attacco a rete direttamente. Pareva un aspirapolvere, come si allontanava, pigliavano e rinfilavano la spina, perché hanno provato con un altro vecchio prima, gli hanno messo il pacemaker a pannelli solari, che era una bella cosa, ma ha piovuto per 3 giorni, è morta. Non si è potuto fare niente. Ma in tutto questo, già in quegli anni là il lavoro si era complicato, le cose si erano complicate, ma queste erano cose pratiche, ma c'erano anche delle cose etiche che andavano, che erano state prese in considerazione e che dobbiamo ricordare in quanto storici di quegli anni. Il lavoro non era soltanto un fatto che serviva, come diceva allora il Papa Francesco, a portare il lavoro, a portare il pane a casa con dignità. In quegli anni noi eravamo sudditi di una dittatura crudelissima, ma una dittatura sanguinaria, che era la dittatura del mercato. Il lavoro serviva a comprare tutto quello che il mercato metteva a disposizione. Noi dovevamo comprare tutto,
tutto dovevamo comprare, capito? E buttavamo tutto quello che compravamo e facevamo montagne di immondezza. Grazie anche a dei meccanismi perversi del mercato, c'era un sistema che si chiamava l'obsolescenza programmata, che era un meccanismo orribile per cui tu compravi una cosa, che ne sai, c'è un cellulare, e quello era programmato, ma dal punto di vista ingegneristico, a scassarsi dopo un certo numero di ore di lavoro. E se l'ingegnere era bravo, quello si scassava un'ora dopo la scadenza della garanzia. Era un meccanismo perfetto. Allora tu lo portavi dal tecnico e gli dicevi: sei scassato il bottoncino del numero 3. Il tecnico pigliava il telefono e rideva, diceva: ma bottoncino del numero 3 da solo costa più di tutto il telefono messo insieme. Che tu dicevi: come cazzo l'ha fatto sto bottoncino del numero 3? D'uranio, come ha fatto sto bottoncino? E si buttava tutto e facevamo montagne di monnezza, montagne, montagne. E ognuno aveva le sue ricette per risolvere il problema della monnezza. Ma tra queste ricette ce n'era una che diceva: affidiamoci a un uomo pio che magari nel suo rapporto col Padre Eterno riesce, no, a trovare delle soluzioni. E l'uomo pio fu individuato in un certo Peppo Parulana, non so se c'è qualche straniero, ma sarebbe Peppe il fruttivendolo, e questa è la sua storia. Ora Peppe dormiva nel suo lettino e venne un angelo che lo chiamò: Peppe, Peppe, Peppe. E Peppe disse: chi sei? E l'angelo disse: il messaggero dei boccoli d'oro. Peppe lo guardò e disse: cazzo, Enzo Paolo Turchi. No, disse l'angelo, non vedi? Ho le ali. Ah, sei un assorbente ultrasottile. Ma no, sono un angelo, mi chiamo Piero. Ah, Piero Angelo, ma è una figura di merda. Alzati, disse l'angelo. Prendi tutta la monnezza e dividi tutto, il vetro col vetro, la carta con la carta, le lattine con le lattine, la plastica con la plastica e l'umido con l'umido. E Peppe disse: scusa, ma la santa anche? Va con la plastica o con l'umido? Esattamente. E le pile, dove le devo mettere le pile? E l'angelo disse: è presente Sodoma là, perché Dio lo vuole. E Peppe disse: Dio vuole che io metta le pile per supposto, per quale motivo? Per non disperderle nell'ambiente, disse l'angelo. E Peppe obbedì, divise tutto in sacchetti di colori diversi, blu, giallo, rosso, fucsia. Per miracolo arrivò il camion della monnezza, per miracolo caricò tutti i sacchetti e per miracolo li portò tutti in una discarica qualsiasi. Allora Peppe si inginocchiò e disse, pregò con le parole che gli suggeriva il cuore, e disse: ma l'anima chi vestra morte. Ora Peppe dormiva nel suo lettino e tornò l'angelo. E Peppe disse: nada vada tu, Piero Angelo, attenzione che io faccio un esperimento scientifico, ti cospargo di benzina e t'appiccia. L'angelo disse: non temere. Peppe disse: non hai capito, sei tu che devi temere, chi sta all'accendino? E l'angelo disse: dividi tutto, il vetro col vetro, la carta con la carta, la lattina con la plastica con la plastica. Ma le pile le conservo, disse Peppe, decido dopo dove metterle. E l'angelo disse: non fare mosse azzardate. No, disse Peppe, tu non devi fare mosse, perché più tu stai fermo e meno ti fa male. E così Peppe divise tutto in sacchetti di colori diversi. Arrivò il camion della monnezza, caricò tutti i sacchetti e per miracolo li portò tutti al posto giusto. Allora Peppe si inginocchiò e disse: sia lode a Dio. Poi arrivò un treno dal nord con 700.000 milioni di tonnellate di rifiuti radioattivi e li scaricò in una discarica della Camorra vicino a Caserta. Allora Peppe guardò l'angelo e disse: ma allora tu sei un'usicchia nafta? E l'angelo disse: non dire così, io sono puro spirito. E Peppe disse: meno male, non mi serve manca a benzina, ti posso appicciare così come stai. Ma l'angelo non si arrese e tornò e lo chiamò: Peppe, Peppe, Peppe. E Peppe lo colpì con un randello biodegradabile al 90%.
Poi prese le pile senza vasellina per non inquinare, le infilò a uno nel culo dell'angelo come fosse un caricatore di una K-47. Mentre stava infilando l'ultimo torcione, apparve Dio e disse: «Peppe, fermati!» E l'angelo disse: «Non poteva arrivare 5 minuti prima, eventualmente». E Dio disse: «La soluzione c'è. Non bisogna smaltire la monnezza, bisogna non fare la monnezza». Ma vi rendete conto che voi buttate il 60% di quello che comprate in termini di peso? Un rasoio usa e getta pesa meno della scatola che lo contiene. Allora Peppe disse: «Ma allora è facile, basta eliminare la scatola». E Dio disse: «Non si può, perché quella scatola fa parte del PIL, che è il vostro vero Dio. Dove lo metti il PIL?» E Peppe disse: «Boh, con le altre PIL eventualmente». Cosa ci insegna questa parabola? Che lo smaltimento della monnezza è meno redditizio della produzione della monnezza. Ma di questo non è responsabile la camorra, ma è responsabile il mercato. Ma tra la camorra e il mercato la differenza è irrilevante. Dopodiché, una volta che abbiamo accumulato, perché noi siamo gli unici animali al mondo che accumulano, nessun altro animale. Quindi dobbiamo anche conservare se non vogliamo buttare immediatamente tutto. E in quegli anni c'erano i freezer. Le donne compravano il pane fresco, lo mettevano nel freezer, mentre lo mettevano pigliavano una pagnotta che avevano congelata una cinquantina d'anni prima e la mettevano nel forno a microonde. Per anni non si è mai mangiato una piezza di pane fresca. In quei freezer c'era qualsiasi... animali estinti c'erano in quei freezer, c'erano i dodo, le tigri con i denti a sciabola c'erano in quei freezer, bambini congelati, perché le mamme facevano le feste, arrivavano un sacco di bambini e le mamme dicevano: «No, sono troppi, mo se li congelo per la prossima festa». E quello che non si... eravamo terrorizzati che ci venissero sottratte quelle cose là, ed era un circolo vizioso, perché più noi eravamo terrorizzati che ci venissero sottratte le nostre cose, più eravamo preoccupati e terrorizzati del nostro prossimo, che erano quelli che avrebbero potuto sottrarcele le nostre cose. E per cui era una retrazione positiva bestiale. Ci odiavamo vie più. E questo portò a una tragedia, anche perché, come diceva un signore che credo fosse più bravo di me, un certo Bertolt Brecht, diceva questa cosa che ve la voglio leggere: «Prima di tutto vennero a prendere gli zingari. Io fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei. Io stetti zitto perché mi erano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali. Io fui sollevato perché erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti. Io non dissi nulla perché io non sono comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto più nessuno a protestare». Bertolt Brecht. Ma intanto la temperatura aumentava. 2050, 3 gradi in più. 18 gradi la temperatura media del pianeta, il mare è blu, assorbe molto di più del ghiaccio che è bianco, quindi man mano che il ghiaccio si scioglie e il mare prende il suo posto, si ottiene un'ulteriore retrazione positiva. Non solo, ma una volta superata la soglia dei 2 gradi e 7, il pianeta continua a scaldarsi indipendentemente dall'attività antropica, perché c'è una sua inerzia termica che lo porta a scaldarsi sempre di più. E il mare è quello che si è scaldato più di tutti. Il mare si è scaldato più di tutti, e per una elementare legge della fisica, all'aumento della temperatura aumenta il volume, per cui molte terre erano andate sott'acqua. Il Bangladesh, le Maldive, Venezia, che quando arrivavano gli stranieri in vacanza in Italia, arrivavano al porto di Bassano del Grappa, loro chiedevano, dice: «Ma
a Venezia c'è il carnevale, abbiamo portato la maschera, quindi dicevano dovevate portare le pinne, perché Venezia sta sott'acqua, ma il mare era veramente caldissimo, i pesci uscivano già con la maionese, le barriere coralline erano morte tutte, perché le barriere coralline, come voi sapete, oltre i 28 gradi di temperatura del mare non sopravvivono, per cui erano morte tutte, sbiancate, erano rimaste soltanto delle montagne di bicarbonato di sodio, il plancton cominciava a morire, per cui le balene non mangiavano più, però con tutto il bicarbonato di sodio digerivano, che era una bellezza. Le temperature continentali erano diventate ormai asfissianti. In Svizzera per la prima volta si erano raggiunti 45 gradi di temperatura, uno schifo, si squagliava tutta la cioccolata. Ma pure in Italia, temperature che arrivano a 50-52 gradi, in uno schifo, si squagliava tutto silicone, ma Alba Parietti, povera femmina, sculava, pareva un uccello pasquale. Ma che vi devo dire, le piogge connettive, ne parlavamo a fa, lo zero termico, che è la quota sotto la quale la temperatura non scende mai sotto lo zero, era arrivata a 6.000 metri, quindi le Ande erano prive di ghiaccio. Cominciavano a fermarsi le correnti, meno che nel PD, più o meno si fermavano da tutte le altre parti, i vecchi morivano a strafottere, ma questa era una bella notizia perché quota 100 ne guadagnava in questo senso. Qua infatti la televisione diceva ai vecchi: uscite a mezzogiorno, andate alla bocciofila senza cappellino, mi raccomando. E noi continuavamo a raddoppiare il nostro bisogno energetico come se non ci fosse un domani. E infatti probabilmente non c'era un domani. Ma il mercato continuava a tranquillizzare, perché ancora era il padrone del pianeta e continuava a dire: ma che ve ne importa, la temperatura del mare, il livello del mare aumenta, ringraziate la Madonna, non dovete andare al mare, viene il mare da voi. E le temperature continuavano a salire. 2080 più 4 gradi, 19 gradi la temperatura media del pianeta, cominciavano ad affiorare tutti i maschi alfa del pianeta, perché c'era una grande... No, la gente era... difficoltà, si sentiva fragile, per cui maschi alfa. Ci fu il colpo di Stato in Vaticano, in quegli anni là, rimandarono Papa Francesco in Argentina al grido di aiutiamolo a casa sua, diventò Papa niente meno che Fabrizio Corona quell'anno. Ma una cosa, le estinzioni erano al 50%, lo zero termico era arrivato a 8.000 metri. Questo significa che sull'Himalaya non c'erano più le nevi. Le migrazioni cominciavano a essere devastanti, milioni di persone cominciavano a venire da tutte le parti semidesertificate del sud del pianeta e arrivavano sempre, ma pure quando arrivavano, non è che trovavano il Bengodi. Perché con quelle temperature gli uragani erano diventati delle mostruosità. L'uragano, voi sapete come nasce un uragano, più o meno? Cazzo, siete tutti scienziati. Lo sapete, tu lo sai, come tu non hai preso il premio? Non hai pigliato il premio? No, non per gli uragani, no. Tu hai preso il premio, sei arrivata prima di tutto il mondo. Tu sei arrivata seconda. Lo sai l'uragano? Non lo sai come nasce l'uragano? E correnti, la corrente è così, è facile, le correnti. Allora, l'uragano, se il mare è caldo, più il mare è caldo, più la colonna di vapore che si innalza è potente, no? E quindi più energia si sviluppa in quella colonna di vapore. Quando arriva la tropopausa, che è dove finisce il cielo, cioè il cielo celeste, no? Il cielo è celeste. Tu fai l'astronauta, a un certo momento diventa nero, là. Quando arriva là, alla tropopausa, se incontra dei venti particolarmente particolari, il windshear, se incontra questi venti qua,
Una volta che è arrivata là sopra, questa colonna comincia, lo sto semplificando molto, ma insomma comincia a girare e quello diventa l'uragano. Con la temperatura a 14.9 gli uragani arrivano a categoria 5. Katrina, si ricorda Katrina, si muovevano per qualche centinaia di chilometri, dopodiché si estinguevano, diventavano tempeste tropicali e nascevano soltanto nel Golfo del Messico, e si chiamavano appunto uragani, o nel Mar della Cina, e si chiamavano vento forte, che in cinese si dice typhoon. Quindi erano due posti, ma con la temperatura che era di 19 gradi di media, gli uragani nascevano in ogni posto del pianeta, ovunque. Bastava l'acqua calda, era l'acqua calda, stava per tutte parti, tu stavi facendo bagno, partiva l'uragano, non si fermavano mai, facevano tre volte il giro del mondo, arrivavano a categoria 8, con dei venti bestiali, delle cose, ma staccavano i tatuaggi, tanto per dare un'idea. Erano delle... Dove cazzo andate? Siamo già in 7, voi veniate? Come, metti a sedere. Momento, giovane. Non hai neanche vinto il premio. Cammina, vatti a sedere. Madonna santa, allora vincevi il premio la prossima volta. Insomma, gli uragani erano veramente delle mostruosità. E qui, a questo punto, racconto del Padre Eterno, che dall'alto del paradiso guarda giù e si chiede: ma che cazzo stanno combinando? Allora chiama Pietro, dice: Pietro, vieni un momento qua, dimmi signore, sento Pietro, che sta succedendo la bacia? Boh, non sai, c'è, fa capra. E che so fa? Che ne sai, dice Pietro, dovremmo mandare qualcuno a dare un'occhiata? E vabbè, capito, chi mannamma? Mannamma a Gesù, che già tiene un'esperienza. No, dice Pietro, chi lo si ingazza, è meglio che non ci dice. Poi chi ci dice a chi? Ci dice tu che sei amico, no, ci dice tu che sei o padre, ma boh, ci dice chi? Giù, vieni un momento qua, da Giù fatta. Dimmi papà, siente Giù, dovresti andare sulla terra? No, non mi manna, chi lo so scemo proprio, fammi sto piacere. Non mi manna, a parte il fatto che l'ultima volta che mi hai mandato è stata una via crucis, veramente. Tu mi tratti pure male quando vado sulla terra. Il padre di Paris Hilton la manda alle Maldive, tu mi hai mandato a Betlemme, non può stare in merda, se sparano continuamente. Padre di Maria di Paris Hilton la manda negli alberghi a 5 stelle, tu mi hai mandato in una stalla con una stella, una, non si stava manco ferma, era com'è, da Nazareth. Teneva manco termosifone, teneva un ucciuccio che aderete, con un alito pesante, papà mio. Io quando sono nato non ero biondino, ero moretto, poi ho ucciuccio che mi ha fatto in mesce, cerca di capire. Ma mi hanno dato pure le tre scemi, là, qua, come si chiamavano, Aldo, Giovanni e Giacomo, che mi hanno portato ora incenso e mirra, a mirra. Ma ti pare un regalo che si fa un bambino, a mirra. Hai sentito un bambino che fa i capricci? Papà, voglio la mirra! No, non te la compro, che ne teniamo già una a casa. Ma hai dato il padre putativo, che il povero uomo, Peppe, che facevo falegname, o falegname! In do deserto, falegname! Capianta più vicina stava a 800 chilometri, sto povero disgraziato piglia parte e tornate capianta, ha fatto solamente croce che porta pure male. Dai, cazzarola! Mannamma nata, e chi mannamma? Mannamma a Giovanna d'Arco, no, Giovanna d'Arco, non si può fare, si droga, sente le voci, no, non si può fare. E chi mannamma? Mannamma a Santa Lucia, dai, non vedo un cazzo Santa Lucia, Anderra, no, non so. Mannamma a Sant'Antonio può essere un'idea. Antonio, vieni un momento qua, da Giri, ci fatta. Dimmi, signore, Antonio, dovresti andare sulla terra? No, io non ci vado in coppa terra, ci vai tu in coppa terra. Né con ogni cazzo chiamata a me, andò a fare questo fatto, andò a fare quella fatta. Vuoi in coppa terra? Ci vai, non ci vuoi? Non ci vai. Basta che non scassa tu cazzo a me, capito? No. Cazzarolo, sei incazzato Sant'Antonio? Mamma, sei proprio sfogato, questo è lo sfogo di Sant'Antonio, mamma del Carmine.
Giù, devi andare tu, non c'è sta niente a fare. E Gesù, obbediente, scende a terra. Dopo una serie di avventure, arriva a Roma, incontra una guardia svizzera, che lo guarda e dice: tu di dove sei? E lui umilmente dice: sono del cielo, della terra, di ogni luogo. Non stai vigliando per culo, amica? Dove sei nato? Ah, dove sono nato? In Palestina. Ah, sei extracomunitario? Sì, ma sono il nipote di Mubarak, guarda. Veramente, te lo giuro. Che sei venuto a fare? Devo parlare con il rappresentante di mio papà. E chi è tuo papà? Una parola, mo. Ne tengo due. Uno si chiama Dio e fa il creatore, l'altro Peppe fa o falignama. Senti, giovane, stai facendo dello spirito? No, quello è mio zio, lo Spirito Santo. Siamo una famiglia allargata. Senti, giovanotto vestito da hippies, siendo vigile urbano vestito da carnevale. E lo arrestano. Sicuramente lo arrestano. Intanto il Padre Eterno e San Pietro in paradiso stanno facendo torneo di burraco. Dopo 15 giorni sarà a porta, entra Gesù. Il Padre Eterno guarda e dice: giù, e che fai tu qua? Ti aspettavano tra 33 anni, papà non già faceva più. Stai zitto che sono scemo, non già faceva più. Mi hanno rimpatriato 3 volte. Sono dovuto tornare per 3 volte consecutive, meno male che cammino sulle acque, se no devo tornare col gommone, cerca di capire pure tu. La 4ª volta mi sono rotto cazzo e sono tornato. Sì, ma come sta la terra? L'Eden, quel posto meraviglioso che io ho creato e che gli umani chiamano Amazzonia, che è grande 2 volte l'Europa, un giardino fantastico, come sta? Gesù dice: papà, non c'è più l'Amazzonia. Oh, e come è successo? Con quel tipo di temperatura l'Amazzonia non riusciva più a riciclare, a mantenere vivo il ciclo dell'acqua. È morta, è rimasta una savana, grossa 2 volte l'Europa, ma una savana. E col collasso dell'Amazzonia, in un tempo, una frazione di secondo, dal punto di vista geologico, la temperatura sale di un altro grado, 5 gradi, 20 gradi la temperatura media del pianeta, l'estinzione al 70%, il deserto ormai ha conquistato il 40% della terra emersa, e il mare è salito di quota di 20 metri. Non si sapeva più dove andare, le terre vivibili erano rimaste pochissime e noi siamo riusciti in quegli anni a fare una cosa per cui ci eravamo allenati tantissimo ed eravamo diventati bravissimi. Abbiamo fatto un muro che attraversava tutto il 57° parallelo. A nord di quel muro noi, bianchi, ricchi, tecnologici, vecchi. A sud di quel muro, neri, poveri, giovani. Perché questa differenza di età? Perché già nel 2020, in Italia l'età media era di 47 anni, in Africa, in tutto il continente africano, l'età media era inferiore ai 18. In tutto. E in quegli anni, nel 2020, la popolazione dell'Africa era di 1.340.000.000. Questo significa che su 1.340.000.000 di abitanti, 800.000.000 erano bambini. E noi a nord di questo muro, rincoglioniti, che stavamo con questo fucile in mano, e non facevamo entrare nessuno. Ogni volta che arrivava qualcuno chiedevamo parola d'ordine, a quelli dice: non me la ricordo, tu puoi entrare, perché siccome tenevo tutto quanto l'Alzheimer, la parola d'ordine era: non me la ricordo, che così se la ricordavano tutto quanto, capito? Però eravamo veramente tutti molto vecchi, tant'è che in quegli anni per mantenere un po' viva la passione c'era un libro, il Kama Sutra per i vecchi, che tra l'altro era stato scritto da uno di Napoli, infatti si chiamava Kamatrasa, ed era proprio un libro per i vecchi, le posizioni, proprio come il Kama Sutra, quello vero, la posizione del Parkinson, per esempio, no? Che lei si metteva sotto, lui sopra, e col Parkinson si spassavano.
oppure la posizione dell'enfisema. I due si mettevano vicini, succedeva un cazzo, però i vicini di casa pensavano: Zarola, stai sentendo che stanno combinando. Poi c'erano i consigli. Lei poteva chiedere a lui: facciamo del sesso orale? E lui rispondeva: ti pigliassi, mettessi a capo sotto, ci vedassi una zizza, ti avvatassi una tavola, ti rapessi il coscio, ti chiuresse, ti facesse fare tre giri, turno, ti pigliassi e ti mettessi una tavola dritta. Mo che siamo andati bene all'orale, lo scritto non serve, no? Oppure lei poteva dire a lui: mi cospargo di panna e tu mi lecchi tutta. E lui poteva rispondere: i tengo diabete, tu si scema angapa. Cospargiti di amaro medicinale Giuliani, che prendiamo due piccioni con una fava. Oppure, ecco, questo per il vecchio, per il maschio: mai usare la bambola gonfiabile a meno di non avere un compressore, perché sennò ora che è pronta essa è morta essa. Se, guarda, questo, ecco, lui poteva dire a lei: facciamo del sesso sadomaso, la legava al letto, la imbavagliava e poi andava al bar a giocare a 3-7. Ma se lei una notte si sveglia vogliosa, no? Guarda lui e dice: mordimi un lobo. Che? Mordimi un lobo. Non ci capì. Mordimi un lobo. Bastava che lui prendesse la dentiera, cic, gli mordesse e si rimettesse la dentiera. Se quella insisteva, bastava lasciargli la dentiera azzeccata alla orecchia. Ma questo libro risolveva un sacco di problemi, ma non quelli della la riproduzione, ovviamente, no? Per cui la riproduzione diventò sempre più difficile, finché i bambini smisero di nascere, non vollero nascere più. E noi ci ritrovammo a essere praticamente degli androidi pieni di protesi, temperature altissime, quindi avvolgimenti di rame per evitare che la pelle ne risentisse, le parabole al posto delle orecchie, gli occhi a digitale terrestre, i capelli già bianchi fin dalla nascita per poter riflettere i raggi del sole, non avevamo più, no, non si faceva, non si mangiava più, non si beveva più. Ci si ricaricava, non si dormiva neanche, la sera si andava mica a dormire dentro uno sgabuzzino, ti infilavi una spina nel culo e ti ricaricavi, tanto il culo non serviva più, la cacca non si faceva più, si prendeva col mouse e si metteva nel cestino direttamente, era una grande comodità e tutti dicevano: peggio di così non può andare. Andò peggio di così. Perché nel 2122 la temperatura era arrivata alla bellezza di 6 gradi in più rispetto alla temperatura iniziale del pianeta. 21 gradi centigradi era la temperatura media del pianeta. Le estinzioni erano al 97%. Eravamo tornati al Cretaceo, al periodo del Cretaceo. Ormai la desertificazione era diventata quasi, aveva riavvolto quasi tutto il pianeta, l'acidità dei mari era diventata altissima, per cui tutte le forme viventi marine si erano estinte tutte quante e cominciavano ad andare a fondo, andavano a fondo, e andando a fondo ovviamente andavano in putrefazione. E la putrefazione produceva zolfo. Lo zolfo, tornando in superficie, è un gas, tornava in superficie, lasciando le pressioni degli abissi, si dilatava sempre più e vengono fuori dei geyser di zolfo altissimi, gas infiammabilissimo, basta un fulmine e diventano delle colonne di fuoco che bruciano per delle settimane. Il permafrost completamente sciolto lascia che i batteri entrino sottoterra, i batteri trovano la torba e la torba va in putrefazione e produce metano, milioni di tonnellate di metano. Gli uomini erano praticamente estinti, ce ne erano rimasti 3 in Giappone perché erano rimasti chiusi in un ascensore, uno in America che era un commercialista.
e poi a Portici, ecco qua, una quindicina di persone, ma più di quella non ci sta. Era la fine del mondo? No, era la fine di un mondo. Era la fine del nostro di mondo. Le estinzioni su questo pianeta sono state già 5 in passato, di estinzioni totali, 5 estinzioni totali. Questa è la 6ª estinzione totale. Ma il pianeta non se ne fotte, perché con quel 3% di vita sopravvissuta, il pianeta nel ridà vita a milioni di forme, ci metterà 100 milioni di anni, e che se ne fotte, che va, Everest è un pianeta. Quello continua a girare, non ha nessuna fretta, il pianeta gira, perché il pianeta non ha bisogno di noi per girare, siamo noi che abbiamo bisogno del pianeta per sopravvivere. Allora la domanda che mi sono fatto io è: ma allora per quale motivo l'abbiamo mandata a puttane? Questo è uno degli scenari, ovviamente. La speranza è che, grazie a voi, io più che raccontarle le cose, non ho nessun altro strumento se non raccontare cose. Sono un cantastorie, quello faccio di mestiere nella vita, racconto storie. Voi avete più strumenti per risolvere questo problema. Per cui, se vi serve che io racconti storie, io le racconterò a condizione che voi facciate il possibile per cui questa cosa qua non succeda.